Blogos Web Radio. Ciao a tutti amici del Blogos. Siamo qui per un'altra puntata dedicata alla musica, che ha come protagonista Francesco Frai Monetti, violinista dei Modena City Ramblers. Dal 25 aprile al 9 maggio 2009, i Modena City Ramblers sono entrati nella carovana di Libera per un tour che ha attraversato la penisola da nord a sud, toccando varie città che sono state coinvolte in episodi legati alla mafia. Una delle quali è stata Polistena, in provincia di Reggio Calabria, dove la scorsa estate alcuni di noi del Blogos hanno lavorato nel campo di Libera. I ragazzi di Polistena hanno poi collaborato col Blogos per realizzare questa intervista. Ultima tappa del tour, Cinisi, dove è stato ucciso Peppino Impastato. Francesco Monetti ci racconta com'è stato questo cammino al fianco di Libera. Come è iniziato il vostro percorso a fianco a Libera nei campi confiscati? E come mai la scelta di realizzare questo tour? Ma guarda, la partnership con Libera è iniziata ormai da un po' di mesi, qualche anno forse. Abbiamo suonato per loro alla Veneggiata di Libera il 25 aprile a Livorno, il 24 aprile non ricordo, e poi abbiamo fatto un concerto a Napoli per la giornata ideale con tutte le mafie. Da qui a ideare questa specie di tour folle è il passo stato breve. Siamo incrociati per le prese con loro, trovati, fatti delle riunioni e abbiamo cercato di mettere in scena questa piccola grande scommessa, questa cosa che in Italia nessuno ha fatto, ovvero di fare un tour solamente prettamente dei luoghi confiscati della mafia. Quindi non parasport, teatri, luoghi deputati alla musica, ma fattorie, agriturismi, hotel, bar della stazione, tutti i posti che hanno visto l'orrore fino all'altro ieri e adesso in questo periodo qua hanno visto musica e si spera che questa cosa sia foriera di bellissimi presagi. Proprio a proposito di questo ti volevo chiedere, che effetto fa andare a suonare in un posto che magari è un campo di agrumi, un centro commerciale, e sapere che un tempo era un luogo di attività illecite? Guarda, era diciamo che una delle volte in cui più mi sono sentito importante, a virgolette, nel senso che in tanti anni che faccio questo mestiere, questa forse è il tour in cui ho visto veramente realizzate certe cose di cui parliamo, ho capito uno dei motivi per cui esistiamo. E l'impressione è stata, era un'emozione molto forte, specialmente in posti tipo Castel Volturno, dove la lomba della camorra, la paura si percepiva veramente in ogni metro che calpestavi, in ogni anfratto che vedevi, e tanto è vero che lì il concerto aveva visto un forte dispiegamento di forze di polizia, perché eravamo veramente in seno alla camorra. Le infiltrazioni mafiose sono in Veneto come in Emilia, come in Toscana, come in Val d'Aosta, non solamente in Sicilia e in Campania. Sì, appunto, perché il vostro tour coinvolgeva poi tutta l'Italia. Esatto, sì, abbiamo cercato di distruggere noi, ma come di noi Saviano, l'immagine del mafioso con bombette, lupara, no? Vestito di nero, quasi da barzelletta, quasi macchiettistico, ma invece fa capire che la mafia si annusa dappertutto e può essere un mafioso manager rampante, vestito da Armani, magari la trovi in mille altre situazioni che non solamente quelle prettamente, in realtà prettamente del sud. Don Tonino Palmese, parlando del film Forte Apache, parla del fatto che la musica di sottofondo utilizzata in questo film è la musica neomelodica, sì, che è quella che i mafiosi ascoltano. Dice che i gusti dei mafiosi sono l'espressione di un certo modo di percepire la vita, quindi conoscendo i loro gusti ci si può allontanare da un certo stile di vita. Quale valore pensi che possa avere la vostra musica in un discorso come quello della mafia e soprattutto come si fa mezzo di denuncia? Veramente l'opposto, questo non voglio fare l'equazione cantante non melodico uguale mafia, uguale camorra, uguale orrore, assolutamente no. Ci stacchiamo con grossa forza da tutti i modelli che la mafia propone, insomma, quindi, ma anche modelli che la società un po' propone, insomma, diciamo la forza del consumismo, le macchine viste come status symbol, un certo modo di indicare giusto dove andare, però diciamo noi cerchiamo di vivere la vita in maniera più lenta, se vogliamo, raccontandoci di spazi e di modi di stare insieme che probabilmente i nostri nonni avevano più di noi. Vuoi dire di aver trovato una partecipazione attiva da parte della gente durante i vostri tour e che impressione ti hanno dato i giovani, in particolare quelli di Polistena? Ma guarda, io sono tornato da questo tour con una grossa positività, stanco morto perché come di solito ha fatto un tour veramente molto, molto serrato, ogni giorno c'era un concerto, viaggiavamo in certe condizioni non comodissime, con stipati in un furgone, dormivamo dove capitava e mangiavamo dove capitava, ma la buona affluenza, in certi casi ottima, dei giovani nei posti dove abbiamo suonato mi ha fatto veramente ben sperare, cioè poi ripeto, un conto è farsi vedere un concerto contro la mafia a Reggio Emilia o Bologna, dove stiamo parlando, un conto è farsi vedere
un paese di con pochi abitanti come Polistra e poi il gruppo si è nuovo lì tu. Quindi il fatto che comunque siano arrivati molti molti giovani, ma molte persone, anche famiglie intere, a Castel Volturno piuttosto che a Cisterna di Latina, piuttosto che a Belpasso, mi ha dato veramente una grossa iniezione di fiducia e di ottimismo. Grazie mille. Grazie anche a voi amici per l'ascolto, da Blogos Web Radio è tutto, un saluto da Giada, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.